La regione Marche, che vuole essere sempre più protagonista nel turismo e nella cultura, da quest'anno potrà contare su due nuovi itinerari cicloturistici alla scoperta di opere d'arte contemporanea. L'iniziativa si chiama Pop-up Bike Tour ed è stata lanciata lo scorso fine settimana. A curarla, MAC, Manifestazioni Artistiche Contemporanee. Un itinerario alla scoperta di oltre 24 opere disseminate tra la costa e l'entroterra, tra la città di Ancona, i Collesini fra Sassi, e passando per le stazioni ferroviarie da Fabriano fino a Iesi, e per le aziende agricole del territorio e per l'area portuale del porto di Ancona. Due itinerari, Collesini fra Sassi e centro di Ancona, hanno partecipato al tour ciclisti, famiglie e bambini amanti dell'arte e dell'escursionismo, guidati e assistiti nei percorsi naturali alla scoperta di artisti internazionali. Beh, è un bellissimo giro, poi è un modo per vedere delle parti dove in genere passi in macchina, invece qua passi in bici, quindi è assolutamente molto bello. Questa è la prima parte che abbiamo fatto, è molto bella, difficile rifarlo in altri modi, insomma. Sono venuta perché mi piace tanto andare in bicicletta e mi piace perché andare così non ho inquinato e mi sono spostata. La filosofia di Pop-up è valorizzare i luoghi d'uso comune con opere d'arte contemporanea dal forte impatto. Prossimi appuntamenti del Pop-up sono senz'altro legati ancora una volta alla promozione di quanto è stato realizzato in questi anni e quindi alla conoscenza e alla fruizione delle 24 opere d'arte realizzate nel territorio marchigiano. E abbiamo in programma dei photographic tour per appassionati di fotografia, dei tour fotografici per bambini e anche stiamo costruendo dei pacchetti d'accoglienza turistica che verranno poi conferiti alle agenzie del territorio rivolti alla conoscenza del territorio attraverso questi itinerari e i prodotti di aziende agricole che sono partner del progetto Pop-up.